Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Questa mattina in prefettura a Teramo è stato firmato un protocollo per la sicurezza della costa teramana. A siglare il patto, insieme ai sindaci dei comuni costieri, al prefetto De Prisco e alle forze dell'ordine, è intervenuto il sottosegretario agli interni Nicola Molteni. Previsto inoltre il potenziamento degli organici di polizia, carabinieri e guardia di finanza. Il servizio di Tania Bonici Castelli. Il sottosegretario agli interni Nicola Molteni ha siglato insieme al prefetto di Teramo, ai sindaci dei comuni costieri e alle forze dell'ordine il protocollo per la sicurezza della costa teramana. Il patto Costa Sicura, firmato nei saloni della prefettura di Teramo, prevede una serie di strategie di prevenzione a contrasto della malavita, tra le quali anche l'arrivo di 15 unità in divisa che potenzieranno l'organico di polizia, guardia di finanza e carabinieri. Questo patto cementifica il rapporto sul fronte della sicurezza urbana e il contrasto alle illegalità per avere una vivibilità migliore rispetto al quale il timbro del Ministero dell'Interno è il simbolo di una collaborazione, di una leale e sincera collaborazione sul fronte della sicurezza. Ad accogliere il sottosegretario Molteni, il prefetto di Teramo, Angelo De Prisco, che ha ricordato quanto sia importante preservare il territorio teramano da infiltrazioni della criminalità organizzata in questo particolare periodo di ripresa economica. Costa e mare devono essere controllati assiduamente. Siamo attenti, abbiamo le giuste preoccupazioni per evitare che un territorio come Teramo, fino ad oggi non intaccato dalla criminalità organizzata, resti tale e che quindi in questo territorio possa continuare ad esistere libertà di impresa e libertà di lavoro. Come guardia costiera sapere di avere l'appoggio da parte dei comuni costieri in una gestione di una costa sicura è senz'altro importante. Dopo la firma del protocollo di sicurezza per la costa teramana, Molteni ha raggiunto Giulianova, dove ha visitato la polizia stradale per poi raggiungere il commissariato di Atri. Sicuramente l'attenzione è massima e devo ringraziare anche il prefetto perché i protocolli che stiamo firmando, tra cui quello che firmiamo stamattina, sono assolutamente innovativi, non ce li ha nessuno penso in centro Italia e sono volti alla sicurezza delle persone, quindi comprendete bene che per una località di mare come quella di Giulianova, ma parlo per i 7 comuni della costa teramana che fanno l'80% delle presenze turistiche dell'intera regione Abruzzo, avere un protocollo come questo significa essere una vera e propria eccellenza. Hanno reclamato un'area di gioco di uno stabilimento balneare ad un gruppo che stava facendo una partita e poi hanno schiaffeggiato e causato lesioni ad alcuni di loro. Due fratelli, uno minorenne, entrambi già con precedenti di polizia, sono stati identificati e per entrambi il questore di Pescara ha emesso un cosiddetto Daspo Willy. Pertanto dalle ore 16 alle ore 4 di ogni venerdì, sabato e domenica per 12 mesi i due destinatari non potranno accedere allo stabilimento balneare dove sono avvenuti i fatti e in tutti gli stabilimenti balneari e locali pubblici su lungomare Matteotti, lungomare Colombo, lungomare Papa Giovanni XXIII e sul tratto di Riviera Sud di Pescara compreso tra Piazza Primo Maggio e Piazza Le Laudi, né stazionare nelle loro immediate vicinanze. La violazione dei divieti è punita con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro. Dopo l'ultimo grave episodio di pestaggio in città, il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, ha intervenuto sull'episodio condannando fortemente il gesto, ma dichiara di non voler fermare la movida. Stefano Recanati. Sindaco Ferrara, l'ultimo pestaggio in città, questo brutto episodio purtroppo ha portato un po' di malumori, lei però ha detto che non bloccherà la movida, però ci saranno degli incontri con le associazioni di categoria per capire come andare avanti. Certamente un episodio riprovevole, certamente non l'unico, non dico nella nostra città, ma in tutte le città dove la vita notturna è ripresa secondo i protocolli e decreti nazionali e regionali. Io sono stato sempre per la prevenzione e non per la repressione, su questo penso di essere perfettamente in linea con le direttive sia del prefetto che delle forze dell'ordine e a Chieti abbiamo fatto sempre di tutto, sia durante il lockdown che alla ripresa delle attività, tutto quello che era possibile per evitare
evitare episodi come questi. Non solo ne sono a testimonianza, ma ovviamente ho i report dei tavoli prefettizi. Purtroppo non è possibile chiaramente stare al minuto, al secondo in tutti i posti, è umanamente impossibile, ma anche se questo episodio ha avuto una rilevanza particolarmente grave, noi non, almeno io e la mia amministrazione, non cediamo di un passo né sulla sicurezza dei nostri concittadini né nella diminuzione della libertà, perché la libertà è di tutti e delle famiglie anche con bambini piccoli, delle persone per bene, e non a causa di pochi sconsiderati dobbiamo diminuire la libertà di tutti. Enrico De Simone è il nuovo questore dell'Aquila. De Simone è stato questore di Teramo, arriva all'Aquila per capoluogo, andato via dalla città nelle scorse settimane. A Teramo arriva Lucio Pennella, dirigente del compartimento Polizia Stradale di Ancona. Il 10 luglio potrebbe riaprire il complesso Lenaiadi di Pescara, infatti la Regione Abruzzo ha provveduto ad affidare la gestione ad un raggruppamento di imprese attraverso lo scorrimento della graduatoria, cosa che non è andata giù alla Pretuziana Sport di Teramo, che ha annunciato subito ricorso al TAR. Vediamo il servizio. La struttura tecnica dell'assessorato regionale allo sport ha individuato la soluzione per consentire la ripresa delle attività presso l'impianto Lenaiadi di Pescara, affidata per un anno al raggruppamento Centro Italia Nuoto e Sistemi Integrati per lo Sport, classificatosi al terzo posto nella gara del maggio 2019. Dunque il complesso di viale della Riviera di Pescara potrebbe riaprire i battenti già dal prossimo mese di luglio. Ora la Regione avrà il tempo necessario per effettuare le altre valutazioni inerenti, anche la proposta di Project Finance pervenuta, e comunque per decidere il futuro definitivo dell'impianto. Abbiamo assunto questa decisione, dice l'assessore allo sport Guido Liris, a tutela dei dipendenti e con l'obiettivo di riaprire la struttura nel breve periodo, per tornare ad offrire un servizio pubblico importante all'utenza ed evitare che il centro sportivo possa perdere di valore. I nuovi gestori hanno accettato con orgoglio l'affidamento e si sono detti pronti a mettere in campo tutte le proprie forze per far sì che il centro sportivo possa tornare a splendere immediatamente nell'interesse dei cittadini e dei dipendenti. Le tappe e gli atti assunti dalla Regione Abruzzo, Governo Marsiglio, in merito alle Naiadi testimoniano l'impegno della nostra amministrazione nel garantire la vitalità della struttura, ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri. I responsabili dell'Associazione Temporanea di Imprese hanno già preso in carico la struttura e stanno lavorando per garantire la riapertura al pubblico il più velocemente possibile, probabilmente già per il prossimo 10 luglio, iniziando dalla piscina esterna, ovviamente la più appetibile e richiesta visto il periodo estivo. Per altro lato si è anche impegnata ad attivare la clausola sociale di salvaguardia del personale dipendente, in modo da tutelare tutti i posti di lavoro. Intanto però la Pretuziana Sport di Teramo, che in più di un'occasione aveva dato disponibilità a rilevare la gestione dell'impianto natatorio a proprie spese, ha annunciato il ricorso al TAR contro questa decisione assunta dalla Regione Abruzzo. Chiusura entro l'una per gli esercizi pubblici e locali che somministrano alimenti e bevande almeno fino al 15 luglio nel comune di Trasacco, in provincia dell'Aquila. È quanto prevede l'ordinanza firmata dal sindaco Cecilio Lobene per contenere il focolaio Covid che si è diffuso nel territorio. La situazione però resta gestibile, secondo il primo cittadino che ascoltiamo. Nelle ultime settimane sono aumentati i casi qui nella zona. Qual è la situazione attuale? Attualmente abbiamo 48 casi nel nostro paese e siamo in costante contatto con l'ASL del territorio, e questa settimana dovrebbero uscire dalla quarantena circa metà di essi, quindi la situazione al momento è ancora gestibile. Stiamo cercando di attuare tutti i protocolli del caso, abbiamo tracciato circa 400 operatori che lavorano appunto nelle nostre aziende del territorio. La situazione è abbastanza ben definita e al momento tranquilla. Vediamo adesso nei prossimi giorni come evolverà il virus. Quanto riguarda i focolai attivi, tutto sarebbe partito dal famoso cluster alla moschea. Sì, parliamo di ormai circa un mese fa abbiamo avuto questo aumento di contagi dovuto appunto a
ma la mosca di Trasacco, contagi comunque non hanno, grazie anche all'intervento dell'amministrazione comunale che ha preso tutte le misure del caso, diciamo siamo riusciti a contenerlo abbastanza bene. È notizia di qualche minuto fa, abbiamo raggiunto un accordo con la ASL e con l'esercito, dovremmo effettuare vaccini a tappeto a tutti gli operatori del settore agricolo del nostro paese, quindi è proprio notizia di qualche minuto fa, abbiamo raggiunto questo accordo e nella giornata di sabato probabilmente effettueremo questa giornata di vaccini a tappeto. Con Chieti sotto le stelle si aprirà l'estate della cultura nella città teatina. La manifestazione musicale è stata realizzata in collaborazione con la Fondazione Banco di Napoli. Vediamo il servizio. Un evento importante che comunque fa continuare Chieti ad essere una delle capitali più importanti della cultura. Assolutamente sì, torniamo a offrire alla città, alla nostra città e non solo, a tutta la regione, un'offerta culturale di manifestazioni di grande pregio e di grande qualità. Oggi presentiamo la rassegna più importante del cartellone generale che si chiamerà Estate Teatina 2021. Questa rassegna, denominata Chieti sotto le stelle, è organizzata in collaborazione con la Fondazione Banco Napoli e vede protagonisti degli artisti di altissima rilevanza a livello nazionale, tra cui Fabio Concato, Nichi Nicolai e Stefano Di Battista, ma anche orchestre come la Sinfonica Abruzzese, ci sarà il primo trombettista di Ennio Morricone, insomma veramente offriamo manifestazioni di grandissimo pregio. Oggi presentiamo questa rassegna che sarà nel mese di luglio principalmente, qualcosa nel mese di agosto e poi ci saranno 4 eventi importanti organizzati dentro a Palazzo De Maio in settembre. La presentazione di oggi di Chieti sotto le stelle è il segnale preciso di una operatività che continua nel tempo, soprattutto in questo momento così particolare dove la Fondazione crede moltissimo nel rilancio attraverso l'arte, la cultura e la musica ancor più dei territori che diciamo la Fondazione rappresenta, che sono 6 regioni del Meridione. Ma Chieti è un nostro luogo di elezione perché qui a Palazzo De Maio la Fondazione Banco di Napoli è arrivata grazie alla operazione straordinaria che ci ha consentito di incorporare l'ex Fondazione Carichieti e quindi noi abbiamo qui una missione fortissima, sociale, culturale e soprattutto di grande collaborazione e sinergia con l'ente locale che è il Comune di Chieti. Palazzo De Maio è un luogo meraviglioso, un palazzo settecentesco, tra l'altro nato dall'opera di un nobile napoletano, quindi continua la costruzione di questo ponte Napoli-Chieti e infatti all'interno della rassegna Chieti sotto le stelle portiamo una mini rassegna che si chiama Napoli Musica per il Mondo, fatta in collaborazione con Marisa Laurito che è la direttrice artistica del teatro Trianon Viviani, che è un teatro dedicato alla canzone napoletana, e porteremo qui dei giovani artisti, dei talenti emergenti nell'ambito della nostra musica partenopea. Ma io devo ringraziare l'amministrazione comunale perché uno fra questi concerti è dedicato alla Fondazione, che è il concerto di Emilia Zamuner, che è proprio dedicato alle canzoni della napoletanità. Coinvolgerà 15 borghi tra Abruzzo e Molise l'evento La Notte Romantica dei Borghi Più Belli d'Italia, arrivato alla sua 6ª edizione. Vediamo. Voglia di ripartenza, di bellezza e di riscoperta delle meraviglie del nostro pianeta. Sono questi alcuni degli obiettivi della 6ª edizione della Notte Romantica nei Borghi Più Belli d'Italia, evento nazionale che si svolgerà sabato 26 giugno e che avrà come focus principale l'amore per l'arte. Sono 15 borghi aderenti all'iniziativa tra l'Abruzzo e il Molise, a Bateggio, Città Sant'Angelo e Penne in provincia di Pescara, Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Castel del Monte, Navelli e Tagliacozzo in provincia di L'Aquila, Campi e Castelli nel Teramano, Guardiagrele, Pretoro e Rocca San Giovanni per quanto riguarda la provincia di Chieti, oltre a Fornelli in provincia di Isernia e Oratino a Campobasso. Borghi più belli d'Italia, la 6ª edizione con la Notte Romantica consente non solo ai cittadini residenti ma soprattutto a quei curiosi, a quei cittadini appassionati di cultura, di arte, di tradizioni, soprattutto di
di poter assaporare i prodotti locali del territorio, vivere una giornata intensa e particolare in ognuno dei borghi certificati quali borghi più belli d'Italia. In Abruzzo e Molise sono 14 comuni che hanno aderito all'evento nazionale, quindi in tutta Italia ci sarà il 26 questo evento che farà non solo conoscere i borghi, ma farà in qualche modo vivere un'atmosfera tutta particolare, tutta incentrata sul romanticismo, sulla bellezza, sull'amore verso gli altri, insomma su tutto ciò che c'è da poter esprimere di bello in una serata che coinvolgerà emotivamente i visitatori e non, e soprattutto con eventi di vario tipo, da iniziative che riguardano il semplice declamare delle poesie, dei racconti, oppure passare appunto al dolce tipico degli innamorati, che è una ricetta pensata dal Club Nazionale dei Borghi, fino ad arrivare a conoscere dei luoghi mai visti ora fino in fondo nei borghi stessi, arte bella, perché si parla anche di arte moderna, insomma di tutta una serie di attività che faranno vivere veramente una giornata tutta diversa, tutta incentrata sulla bellezza dello stare insieme. Un protocollo d'intesa è stato sottoscritto stamani dal Comune di Montesilvano e dalla FIS, Federazione Italiana Scherma. La città adriatica diventa così punto di riferimento per stage federali ed eventi sportivi di una disciplina che ha grande tradizione in Italia. Vediamo. Strutture sportive all'altezza e grande ricettività sono alcuni dei fattori essenziali che hanno spinto la FIS, Federazione Italiana Scherma, a sottoscrivere stamani un protocollo d'intesa col Comune di Montesilvano, che da oggi diventa un punto di riferimento per l'organizzazione di manifestazioni internazionali e stage federali per uno sport che ha sempre portato al nostro paese successi e medaglie a livello mondiale e olimpico. Questo significa per Montesilvano tanto, intanto da un punto di vista sportivo, ma anche da un punto di vista del turismo sportivo. Perché con questa firma la federazione prende in seria considerazione in futuro la nostra città quale sede di importanti eventi sia di carattere nazionale che internazionale. Come si è creato questo legame? Diciamo che c'è stato un importante tramite di Alberto Gigante, che in questa sede ricoprirà il ruolo di presidente del comitato, per cui diciamo che è un'attività che ha fortemente voluto lui e che noi come amministrazione insieme al sindaco abbiamo valutato assolutamente positivamente, per quello che poi sarà l'indotto che questo accordo potrà generare sul territorio, per cui diciamo che c'è stata una partnership e una condivisione molto importante da parte sia del privato che della federazione, ma anche del pubblico. Noi siamo una federazione che è affamata di impianti, è affamata di strutture ricettive, e quindi Montesilvano diciamo sostanzialmente suona un po' il magic accordo, c'ha un bel impianto, c'ha delle strutture ricettive di un certo livello, soprattutto variegate, no? Perché poi dobbiamo far conto che chi partecipa alle gare ha la possibilità di fare una scelta anche sulla struttura alberghiera, ha la possibilità di venire anche comoda, cioè quindi è facilmente raggiungibile. Manuela Spica, grande prospetto della Scherma abruzzese, sei contenta che un centro abruzzese come Montesilvano diventi un punto di riferimento, no, per il tuo sport? Sì, anche perché comunque in Abruzzo lo sport non è famoso come in altre parti dell'Italia, quindi questo è un onore per la nostra regione. Quali sono le tue aspirazioni, le tue ambizioni? Di sicuro, come tutte le altre, andare alle Olimpiadi, e diciamo che ci sto riuscendo passo per passo, anche perché comunque la scherma è uno sport che richiede molto impegno. Siamo evidentemente nella pagina dello sport. La Delfino Pescara comunica che nella giornata odierna è stata regolarmente depositata via PEC presso gli uffici della Lega Pro di Firenze l'intera documentazione necessaria per l'iscrizione al campionato di Serie C 2021-2022, adempiendo a tutte le normative vigenti previste. Scendiamo in Serie D, un Pineto in gran spolvero batte seccamente la Cinzia Albalonga per 4-1 e va in finale playoff contro il Notaresco, partita dominata dalla squadra di Pomante che ha giocato per quasi un'ora in superiorità numerica per l'espulsione dell'ex Mazzei, il servizio di Roberta Di Sante.
Il Pineto cala il poker contro la Cinzia Albalonga nella semifinale playoff, la squadra di Pomante si impone 4-1 e vola in finale coronando una scalata che ha dell'incredibile, gara molto equilibrata in avvio con le due formazioni che si annullano a vicenda al terzo della quercia, fa partire dalla destra un ottimo traversone sul palo opposto ma Baldinini non ci arriva di un soffio e l'azione sfuma, al 21esimo si rompono gli indugi, Mastripolito raccoglie un pallone vagante in area e scarica un velenoso diagonale che si insacca all'angolino per l'1-0. Passano 6 minuti e il Pineto va vicinissimo al raddoppio. Al 27esimo Mastripolito sfiora la doppietta raccogliendo il traversone di Minincleri ma la conclusione deviata termina sull'esterno della rete. La Cinzia Albalonga si affida al mancino di D'Agostino che alla mezz'ora tenta la conclusione da fuori che imprecisa termina fuori bersaglio. Al 33esimo l'episodio che cambia gli equilibri del match, il direttore di gara Diop estrae il rosso diretto all'indirizzo del l'ex Mazzei, reo di aver rifilato un colpo proibito al capo a Minnozzi, lontano dall'azione. Espulsione diretta per il difensore laziale e Cinzia Albalonga costretta in 10. Chiappara accentra Santoni in difesa e arretra capitan Angelilli, chiamato a svariare su tutto il fronte destro del campo. Al 38esimo ancora Pineto pericoloso con Romano che si incuna in area e viene fermato tra le proteste dei locali che vorrebbero il calcio di rigore per un tocco di mani in area di Pace. Non è dello stesso avviso però il direttore di gara che fa proseguire e proprio allo scoccare del 45esimo il Pineto va ancora in rete con Baldinini ma il gol viene annullato per un fallo dell'ex Forlì, la prima frazione così termina 1-0. La Cinzia Albalonga nella ripresa prova a spingere al minuto 2, va al colpo di testa con Cardella che da distanza ravvicinata spedisce alto e si dispera ma al quinto il Pineto sferra il colpo che vale il 2-0, azione perfetta sulla destra di Della Quercia che mette in mezzo un insidioso traversone, la difesa respinge ma la sfera viene raccolta di testa da Romano che indirizza all'angolino dove Santilli non può arrivare, gol al rientro per il centravanti e 2-0 in favore dei padroni di casa. Ma nonostante l'inferiorità numerica i laziali non ci stanno e al 20esimo riaprono la contesa accorciando le distanze su azione d'angolo con il colpo di testa incrociare del neo entrato Panaioli che riaccende la partita. Nemmeno il tempo di festeggiare però per gli ospiti che dopo appena un minuto è pronta la risposta del Pineto che ristabilisce immediatamente il doppio vantaggio. Della Quercia fa il bello e cattivo tempo sulla destra, il tiro cross sul secondo palo per l'accorrente Ciarcelluti che di prima in tensione fa 3-1. I laziali accusano il colpo, il Pineto sfrutta la superiorità numerica per chiudere la contesa al 27esimo ancora con Ciarcelluti che si mette in proprio, approfitta degli spazi e in diagonale cala il poker per la formazione biancazzurra che mette una seria ipoteca sulla finale playoff. Nel finale temperatura e stanchezza si fanno sentire, il Pineto gestisce il vantaggio senza più rischiare nulla, al triplice fischio la festa è tutta biancazzurra, il Pineto vince meritatamente e stacca il pass per la finalissima di domenica prossima. Finale tutta abruzzese che si giocherà domenica tra Notaresco e Pineto, match che si giocherà allo Stadio Savini alle ore 18. E Notaresco che si è qualificato perché ha abbattuto ieri sempre al Savini il Matese per 1-0 con gol partita di Frulla, il servizio di Jacopo Forcella. La finale playoff nel girone F di Serie D sarà una questione tutta abruzzese. Dopo il Pineto infatti tocca al Notaresco guadagnarsi l'ultimo atto battendo di misura il Matese ed eliminandolo dalla corsa nella post-season. Epifani ritrova i titolari anche se deve rinunciare a Banegas, il bomber stagionale, 4-3 per i padroni di casa davanti Ciolcese con Marchionni e Palumbo e Nondo Santos che va in panchina. Gallo e Speranza a comporre la diga difensiva con Blando, Frulla e a quadro in mediana. 4-4-2 per Urbano, Kuzban Banovic tra i pali, Galesio prima punta e Felice a dargli sostegno con Langellotti e Masotta a dare manforte sugli esterni. Brivido in apertura per il rossoblu, Sciba prima e Speranza poi salvano sul doppio tentativo proprio di Masotta e Felici che spaventano da pochi passi la squadra di casa
che pare non essere scesa in campo perché al terzo traballa ancora con il colpo di testa di Galesio liberato dal traversone di Langellotti. Al numero uno del Notaresco ancora il compito di dirgli di no in tuffo. La risposta al sesto col piazzato defilato e comunque centrale di Frulla. Al sedicesimo di Lullo già ammonito rischia la doccia anticipata per un fallo su Acquadro. Pochi istanti e Marchionni si prende la corsia destra e pennella per la testa solo un filo alta di Olcese. Al ventesimo c'è però il vantaggio decisivo del Notaresco, sempre Marchionni da destra, cross respinto dalla difesa biancoverde e botta volante del centrocampista, non angolata ma violenta. Kuzmanovic deve arrendersi. Risposta immediata al 22esimo, Felici punta Ghiani che scivola e lascia lo spazio per il mancino che gira ma non come il numero 11 del Matese vorrebbe. A un minuto dall'intervallo però il Notaresco sfiora il raddoppio, tutto nasce ancora da sinistra con la coppia Quadro Palumbo e con la conclusione di quest'ultimo su cui Kuzmanovic si esalta sventando la minaccia. La ripresa parte a ritmi meno elevati ma comunque con il Notaresco che cerca la rete della sicurezza e ci va vicino al 58esimo quando Palumbo trova la testa di Speranza, Kuzmanovic smanaccia in calcio d'angolo. Urbano allora richiama Di Lullo e Felici per Vodo Pivez e Abreu aumentando il peso della prima linea. Al 62esimo proprio Vodo Pivez trova la deviazione di testa di Gallo sulla sua conclusione violenta da buona posizione. Epifani richiama Olcese e concede gli ultimi 25 minuti a Dos Santos ma è blando al 70esimo col mancino a cercare di beffare Kuzmanovic senza riuscirci. Un minuto ed è Abreu seppure in equilibrio precario ad impegnare Shiba di testa sugli sviluppi di un corner. Il Matese qualche istante dopo resta in 10, troppo evidente la trattenuta di Setola su Palumbo, inevitabile il secondo giallo e la doccia anticipata per il giovane esterno campano. Al minuto 81 la sponda aerea di Dos Santos trova sul palo opposto Ghiani che chiude con la conclusione ma da posizione complicata che permette al portiere del Matese di abbassare la saracinesca. Ultimo sussulto al 90esimo con la sgroppata solitaria di Dos Santos che supera Barone e va fino alla conclusione debole col sinistro. Il resto è solo festa rosso-blu per la qualificazione all'ultimo atto della stagione. Sempre al Savini, domenica pomeriggio Notaresco e Pineto avranno 90 o 120 minuti per sfidarsi e designare chi andrà nella graduatoria sognando un posto in Lega Pro. In chiusura vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Velo, il nostro settimanale dedicato al mondo del ciclismo con Jacopo Forcella e Luciano Rabottini in studio e vi ricordo anche i prossimi appuntamenti con la nostra informazione, le edizioni del TG6 delle ore 19 e delle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di TV6.